Un saluto da Ivan, lo so, state pensando che sono impazzito. Un attimo, dai, fatevi due risate con me. Oggi parliamo di Motorola Moto X e come mi capita ogni tanto ci sono dei telefoni che sono particolarmente sfiziosi, divertenti da provare. Moto X è uno di questi e mi è venuta voglia di dare un titolo a questa prova. A volte ritornano e ora capiamo il perché. Motorola è un'azienda che ci ha insegnato un po' tra le prime, forse per prima, un nuovo modo di comunicare. Ci ha proposto negli anni 90 alcuni telefoni che sono diventati delle vere e proprie pietre miliari nella storia della telefonia cellulare. Vogliamo citare uno per tutti, lo StarTAC, un esempio, un'icona dell'innovazione che Motorola riusciva a portare nel mondo della telefonia, in tema di design, in tema di innovazione tecnologica, in tema di utilizzabilità del prodotto stesso, che era piccolo, stava un po' da tutte le parti. Avere Motorola però significava anche altre due cose, che erano davvero un motivo ricorrente e conduttore di quel marchio: disporre di telefoni che avevano una capacità superiore alla media di dialogare con le reti, quindi una ottima ricetrasmissione del segnale, caratteristica che ritroviamo davvero in Moto X, e anche una qualità notevole, notevolissima, della parte di fonia, quindi della qualità della capsula auricolare. Ricordo che già da allora si diceva di avere la sensazione di parlare con un telefono fisso invece che con un apparato mobile. Anche questo Moto X secondo me ha delle qualità davvero della capsula auricolare di altissimo livello. Vorrei farvi questa sorta di riassunto. Moto X è un vero e proprio Motorola. Mi sembra ho riassaporato un gusto particolare. Provando così tanti telefoni è davvero molto semplice avere delle volte la sensazione di avere a che fare con cose molto simili tra loro, sono addirittura identiche. Moto X riesce a trasmettere qualcosa di emotivamente diverso, un prodotto davvero piacevole. Adesso vado anche a descriverlo nella sua attualità, che comunque è importante, ma vi faccio questo preambolo. Datemi altri 2 minuti di attenzione. Moto X gira sulla piattaforma Android 4.4.2. Motorola però ha inserito alcune personalizzazioni piccole e ben mirate per potenziare e migliorare l'utilizzo del nostro smartphone. Una di queste è un potente assistente vocale che ci permette di condizionare il telefono ad eseguire alcuni nostri ordini semplicemente con il controllo vocale, addirittura senza toccarlo il telefono. C'è una fase di istruzione di questi comandi vocali, ci viene richiesto per 3 volte di pronunciare una frase che ora vi ripeterò per interagire col telefono, che mi ha fatto veramente fare anche questa volta, come mi è già capitato in altri video, un vero e proprio balzo nel passato. Sono andato ad aprire il mio scatolone dove tengo tutti i telefoni a cui sono più affezionato e ho tirato fuori il mio Ericsson T39M, telefono che ha oramai sulle spalle, mi pare occhio e croce, circa 13 anni di servizio. Un telefono che secondo me era davvero così avanti in quel periodo che basterebbe oggi mettergli un display touchscreen a colori e darebbe del vero e proprio filo da torcere ai telefoni più blasonati, visto il parco di funzioni che aveva a disposizione. Una di quelle funzioni era anche qui un assistente vocale che ci permetteva di utilizzare il telefono completamente a mani libere. Ho attaccato, perché parte di queste funzioni funzionavano, con l'auricolare portatile, e ora vi faccio vedere anche a cosa mi riferisco. Partiamo un attimo da Moto X. La frase che ci viene chiesto di ripetere più volte al telefono è la seguente: ok Google Now, naviga Piazza del Duomo, Milano. Navigazione verso Piazza del Duomo, Milano. Il telefono ha inteso che io voglio utilizzare il servizio di navigazione, mi ha dato la possibilità di attivare il servizio Maps e possiamo far partire tranquillamente la nostra navigazione verso Piazza del Duomo. Ora vi faccio vedere, sperando che, come si dice, il bello della diretta non intralci troppo il mio lavoro, che cosa si poteva fare col T39. Ho le mani libere. Ok T39. No, non mi assiste, mi fa i dispetti, come immaginavo. Riproviamo. Ok, T39. Mi sa che il T39 si è addormentato, poverino.
Vediamo se si sveglia. Ok, T39. Prova. Cellulare. Ecco, adesso non so se voi sentite, chiaramente ho messo dentro un numero a caso che è un banalissimo 1, 2, 3, 4, 5, quindi la Vodafone ci risponde che il numero non è esistente. Il T39 aveva un assistente vocale che andava istruito in una maniera davvero molto simile a quella del nuovo Moto X. C'è una, chiamiamola applicazione, era una funzione che in italiano si chiamava parola magica sul mio telefono che era in lingua inglese, si chiama naturalmente Magic Word, che ci permetteva di risvegliare il telefono semplicemente pronunciando la parola che avevamo deciso di utilizzare. Nella fase di installazione, adesso non so se si vede, ecco qui Magic Word, il telefono ci propone addirittura di utilizzare come parola abracadabra, proprio per dare più senso a questo senso di magia che aveva questo tipo di funzione. Il T39 poteva, tra le altre cose, rifiutare le chiamate dicendo occupato, chiudi, oppure accettare una chiamata semplicemente dicendo rispondi. Non so, se banalmente stiamo portando una valigia, un sacchetto della spesa e non riusciamo a interagire con il nostro telefono, si riusciva a fare già questo genere di cose. Bene, perdonatemi il salto nel passato che ogni tanto mi concedo da romanticone. Quali sono? Salutiamo il T39, lo mettiamo in parte e vediamo di dare da qui in poi una sequenza più tradizionale a questa prova. Ripartiamo da Motorola Moto X, un design forse non bellissimo dal punto di vista estetico, ma che riesce a incorporare delle soluzioni eccezionali. Un display da 4,7 pollici, un corpo telefono davvero miniaturizzato, leggero, 140 grammi, sta nel palmo della mano con una facilità veramente, veramente incredibile. Se vi devo dire la verità, non mi piace per niente questa colorazione bianca, dà una sensazione di economicità nella scelta dei materiali che trovo francamente un po' eccessiva. Sicuramente meglio nella colorazione nera. Sul mercato statunitense c'è anche la possibilità di personalizzare completamente il materiale della cover posteriore. Detto questo, che è un fatto di gusto personale, il telefono comunque appare solido, ben assemblato, privo di qualsiasi tipo di scritturio. Abbiamo una foto videocamera frontale, un'ottima capsula auricolare, come dicevo prima, sensori di luminosità e di prossimità. Nella parte bassa abbiamo i tre tasti a sfioramento. Tasto di ritorno sono inseriti nella cornice del display, tasto home e attivazione del multitasking. Nella parte di destra tasto di accensione, controllo del volume. Nella parte inferiore ingresso micro USB. A sinistra abbiamo questo piccolo cassettino che ospita una SIM in formato nano, quindi attenzione, è come quella dell'iPhone. Parte superiore con il jack da 3,5 mm. Arriviamo nella parte posteriore del telefono. Abbiamo questo cover con questa finitura molto particolare, direi anche piuttosto piacevole. Ospita il cover non è removibile, ospita una batteria da 2200 mAh. Vi dico subito che la batteria è una di quelle unità che l'amperaggio ovviamente non è eccessivo, quindi risente parecchio dello stile con il quale il telefono viene utilizzato. Direi che ha delle prestazioni che assomigliano un po' a quelle di Nexus 5. Personalmente nella mezza giornata di utilizzo particolarmente intenso che ho fatto per cercare di conoscere questo telefono, la batteria va giù parecchio. Se invece ho fatto un utilizzo, diciamo, di tipo normale, con una serie normale di telefonate, di messaggistica, vi porta senza grossi problemi anche a sera. Fotocamera da 10 megapixel con autofocus e flash LED, possibilità di acquisire video anche in Full HD. Abbiamo poi qui questo altoparlante di sistema che ha un posizionamento, direi, abbastanza inconsueto. Tuttavia ha una buonissima, anche qui una buonissima qualità questa unità, quindi i suoni vengono riprodotti in maniera molto corretta, anche piuttosto alto, si riesce a usare anche in macchine il viva voce senza eccessivi problemi. Tra le altre cose, anche poi proviamo a simulare una telefonata, nonostante sia posizionato davvero in una posizione un po' strana, non risente in maniera eccessiva di quando il telefono viene poggiato su superfici piane. E ora vediamo due parole sull'hardware. Abbiamo un processore che non è l'ultimo grido, Qualcomm MSM 8960 Pro, un processore dual core clock da 1,7 GHz, un'unità che pur non essendo nuovissima garantisce al telefono davvero una notevole fluidità di funzionamento e anche una
reattività davvero interessante. 2 giga di RAM a sostegno del sistema, una GPU Adreno 320, 16 giga di memoria integrati in questo caso, che purtroppo non possono essere espansi con supporti micro SD. A mio giudizio, forse il difetto più evidente di questo Moto X. Wi-Fi, Bluetooth e GPS sono presenti naturalmente in questo Moto X. Il display è un 4,7 pollici con tecnologia AMOLED HD 720x1280 pixel. Un display molto bello, molto scenico anche nella riproduzione di colori che appaiono forse un pochino troppo saturi. Quindi immagini ricche di enfasi, ma forse non proprio esattamente realistiche. Parliamo di parte telefonica. Abbiamo il consueto tastierino, diciamo quello, la grafica che abbiamo imparato a conoscere da Android 4 e versioni successive, dotato di una buona ricerca intelligente dei contatti. Adesso vediamo anche di simulare una chiamata. La nuova famiglia di ricaricabili All-in 2 Giga. Chiamate, SMS e internet veloce, tutto incluso. Come avete potuto apprezzare da voi, davvero una buona qualità dell'altoparlante posteriore, sia nel volume che anche proprio nella qualità della fonia. Non tende eccessivamente a gracchiare, sembra davvero molto ben comprensibile la riproduzione dei suoni. Confermo, come vi dicevo prima, davvero una affidabilità notevolissima nel dialogo con la rete, quindi una buona qualità della ricezione. Spendiamo un attimo due parole. Dicevo, Android in versione 4.4.2, Motorola è intervenuta con alcuni programmi proprio ben mirati. Abbiamo già visto il controllo vocale, abbiamo questo programma che si chiama Assist, che di fatto è un vero e proprio assistente. Il telefono interpreta alcune nostre azioni e adegua il suo comportamento a ciò che noi stiamo facendo. Se ad esempio stiamo andando in automobile, tramite un dialogo con il ricevitore GPS può capire a che velocità stiamo andando, quindi possiamo impostarlo di modo che ci lega ad alta voce i messaggi o che rifiuti una chiamata dicendo al nostro interlocutore al momento non posso rispondere. Quindi è un programma davvero carino che possiamo personalizzare ed aiutarci nella gestione della nostra quotidianità. Abbiamo poi appunto il controllo a mano libera di cui vi parlavo prima, ma anche un sistema abbastanza particolare di notifiche. In sostanza possiamo utilizzare la schermata iniziale proprio come un vero e proprio pannello di notifiche tipo quello dei LED. Ci compariranno le icone relative al messaggio che il telefono ci sta dando, e in fase di sblocco dallo standby ci basterà, in questo caso non ho notifiche, ci basterà spostarci con il cursore verso la parte superiore per accedere direttamente alle notifiche che stavamo osservando. Entrando nel paragrafo delle impostazioni troviamo un po' le classiche impostazioni di Android. Questo è schermo attivo, quello di cui vi stavo parlando prima, dove possiamo davvero decidere di condizionare alcuni dei sistemi di notifica, ma addirittura chiedere al telefono di non disturbarci in una fase oraria, quando presumibilmente stiamo andando a dormire, chiedendo al telefono di non emettere suoni, di non vibrare, quindi per evitare di disturbarci in alcuni momenti in cui davvero non è opportuno. Andiamo a vedere la navigazione internet. Precaricato il browser Chrome, siamo sulla home page di Cellular Magazine. Proviamo a cliccare qui su questo articolo del nuovo Huawei. Come si può vedere, il browser internet ha una ottima fluidità, riformata la pagina in maniera estremamente veloce ed efficace. La navigazione internet risulta essere davvero piacevole e godibile. Il 4,7 pollici di questo telefono rappresenta un po' un punto intermedio che riesce a coniugare una buona visualizzazione dei contenuti con delle dimensioni piuttosto contenute del telefono. Direi che è davvero un piacere navigare. Attivabile il desktop mode, quindi dal paragrafo delle impostazioni, direi che non vale la pena poi aggiungere
molto, molto altro. Andiamo a vedere un attimo il benchmark di Antutu, 23.379 punti, un risultato che, considerando i numeri dell'hardware, è davvero notevole. Non siamo lontani, anzi mi sembra che forse siamo proprio vicinissimi ai risultati ottenuti da Nexus 5 con un sistema operativo pressoché identico, ma con una piattaforma hardware sicuramente più, più evoluta. Lì utilizziamo Snapdragon 800. Devo dire che questo numero, i benchmark sono sempre passibili di mille critiche, perché ci sono mille se e mille ma che possono influenzare questo risultato. Tuttavia, se diamo un'attendibilità a questo valore, mi sembra davvero corrispondere alle sensazioni che Moto X ci regala nella quotidianità. Un risultato piuttosto valido, il telefono è fluido, veloce, direi che corrisponde proprio a questo indice che Antutu ha espresso. Vogliamo fare brevemente anche una partita con il nostro Subway Surfers. Facciamo correre il nostro ragazzino che, dopo aver imbrattato i vagoni del treno, sfugge al poliziotto. Va bene, facciamoci del male. Vai, via. Ok, come avete potuto vedere, il gioco è perfettamente giocabile, non ci sono rallentamenti, non ci sono non c'è nessun tipo di inceppo, si gioca senza nessun tipo di problema. Andiamo a vedere la parte della fotocamera. Fotocamera, come dicevo, che ha un sensore da 10 megapixel, quindi anche una risoluzione un po' anomala, tuttavia ha delle prestazioni davvero molto buone. Allora, diciamo così, è una di quelle fotocamere tipiche da inquadra e scatta. In realtà non ci permette di fare quasi niente a livello di impostazioni. C'è la modalità di HDR, possibilità di attivare il flash, la messa a fuoco con il tocco e immediatamente dopo lo scatto, la possibilità di girare video rallentati e le modalità panoramiche. Quindi davvero non c'è moltissimo altro da poter fare. Tra le cose curiose c'è quella di poter attivare la fotocamera facendo un doppio movimento del telefono, quindi una cosa di questo tipo. Vediamo se ora ci si riesce. Sì, emette una leggera vibrazione per avvisarci che ha attivato la fotocamera, e quindi rapidamente potremmo attivare la parte fotografica senza neanche entrare nel menu. Andiamo a vedere quali sono i risultati. Entriamo nella galleria e vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Questa è una foto scattata in condizioni di luce davvero molto favorevoli, ma dà veramente ragione al sensore, che forse in qualche zona ha qualche alone, ma mi pare che abbia una buona fedeltà di colori, e anche il livello dei dettagli mi sembra davvero ben presente e apprezzabile. Ecco, forse in queste zone si vede qualche leggero alone viola nei dettagli, ma mi sembra davvero di buon livello. Vediamo anche il video. Ecco qui lo zoom digitale, che si può attivare semplicemente facendo un movimento dal basso verso l'alto con il dito. Come si è potuto vedere, c'è anche una buona reattività della messa a fuoco abbastanza rapida. Io direi che la macchina fotografica è, per chi non è eccessivamente smanettone, per chi non ha voglia né di imparare a fare le fotografie, proprio non gliene frega niente, è una di quelle macchine fotografiche proprio veloci, inquadra e scatta e si portano a casa davvero delle fotografie molto easy, molto facili, molto piacevoli, davvero con pochissimo impegno. Quindi direi che si è ottenuto davvero un buonissimo risultato. Che cosa posso dirvi di altro di questo Moto X? Un telefono che, penso che l'abbiate capito da voi, mi è particolarmente piaciuto. Vi ribadisco ciò che vi dicevo all'inizio: è uno di quei pochi telefoni che
riesce ad accendere un po' quell'emozione di provare prodotti nuovi perché ha qualcosa da dire e soprattutto mi ha veramente riportato alla mente alcune sensazioni tipiche di quando si provavano telefoni Motorola che avevano davvero delle caratteristiche molto specifiche, molto ben riconoscibili. Adesso Motorola, come sapete, è ripassata di mano a un altro gigantesco gruppo industriale e speriamo che possa tornare a beneficiare degli antichi fasti, perché è sicuramente un marchio meritevole di attenzione. Vogliamo trovare un paio di cose che non vanno a questo Moto X. Io avrei preferito, perdonatemi se lo dico sempre, una batteria magari leggermente più generosa, e forse farei anche una chiacchierata finale sul prezzo. 399 euro, forse c'è qualche euro di troppo, qualche cosina in meno, magari si sarebbe potuto anche ottenere. Certamente è un prodotto degno di assoluto interesse, davvero un bel telefono. Bene, vi saluto, vi rimando ai prossimi video qui sul canale YouTube di Cellulare Magazine e vi ringrazio per l'attenzione.